Bella a tutti ragazzi, sono SwappoGamer e oggi siamo su FIFA 18 per iniziare una carriera allenatore con indovinate che squadra, non lo saprete mai, il Foggia. Comunque mi sa che ve l'avevo già detto in un qualche episodio precedente, magari di Arca, adesso non mi ricordo. Comunque sì, una carriera con il Foggia, qua, tac, Foggia. Abbiamo un budget bassissimo, comunque sia tutte cose basse, ma vabbè, fa niente. Adesso vedremo un attimo chi verrà ad allenare questa fantastica squadra. E ragazzi, guardate chi sarà il nostro allenatore, sarà il nostro caro e buon Zeman per riportare il Foggia dove gli spetta, dove ha fatto arrivare il Foggia in nona posizione nel 90, 90, stagione 91-92 se non sbaglio, sì, perché nel 90 l'ha prese. Dalla serie B, sì, dovrebbe, se non mi ricordo male, ragazzi, non prendete tutto per oro colato. Comunque, io direi che il nostro Zeman può andarci benissimo. Difficoltà campione, 6 minuti, valuta in euro. Stadio classico, direi di sì. Rose utilizzate, scarica le più recenti, anche se noi non avremo benefici né niente da questo. Competizione europea la prima stagione. Non ne abbiamo noi di competizione europea la prima stagione, quindi disattiva la prima finestra di mercato, che sarebbe quella estiva. No, io direi che possiamo procedere così. Direi che va tutto bene così. Avanti, direi di poter procedere. Allora, ragazzi, come volevo impostare questa serie? Ovviamente. Voi dovrete darmi una mano dandomi suggerimenti su chi comprare, chi sarebbe meglio comprare per noi. Chiederò sempre suggerimenti a voi su cosa fare. Abbiamo ovviamente le partite le dovrò giocare io, quindi. Ma avremo molta interazione con questa serie, quindi qualsiasi giocatore che voi vorrete farmi prendere, scrivetemelo sotto nei commenti. Io cercherò ovviamente nelle finanze del Foggia inizialmente, poi man mano andremo avanti, magari riusciremo a comprare qualcuno, venderlo. Vorrò far crescere molti giovani e vorrò almeno provare, quindi ingaggeremo subito degli osservatori. Adesso io da un po' che non ci gioco a FIFA, ho provato a fare due partite così, è cambiato tanto da quando ci giocavo io 2 anni fa, quindi adesso vedremo come fare. Comunque adesso iniziamo la stagione e vediamo subito come si mette. Allora ragazzi, abbiamo subito un invito per un torneo di precampionato, quindi io direi vai agli inviti e vediamo subito cosa fare. E sono già tutte squadre molto molto più forti di noi, ma quello che ci dà più premi è questo qua, ci dà 2 milioni e 100 al posto di 1 milione e 6, 1 milione e 750 che ci davano gli altri due, quindi direi proprio di scegliere questo, sarà anche più difficile, immagino. Anche se aveva 2 stelle e gli altri no. Comunque io direi di vedere subito la rosa, di usare 4-3-3, magari largo, non stretto ovviamente. Adesso vediamo un attimo come mettere giù tutto. Faccio un attimo la formazione e do un attimo un'occhiata ai giovani, vi faccio vedere la miglior formazione che abbiamo, qual è. Eccoci qua ragazzi, allora questa qua bene o male è la miglior formazione che sono riuscito a mettere giù, poi comunque sia man mano mentre andiamo avanti dovrò vedere anche i ruoli e tutto, come schierarli al meglio. Comunque avevo pensato di iniziare con un 4-3 e vedere come gira la formazione, visto che comunque sia Zeman senza le tre punte non si è mai visto proprio da nessuna parte. Quindi 4-3-3 con un centrocampo col metodista, i due centrali che tecnicamente sono quelli che dovranno farsi il culo assieme alle ali, ma vediamo se così sarà. Comunque la formazione è questa, abbiamo Pellizzoli, dove è finito, non lo sapevo nemmeno fosse qua. E poi comunque sia una formazione che sono tutti intorno al 60, cioè una media del 65 più o meno. Non è una formazione fortissima, infatti guardando bene o male le altre squadre di Serie B abbiamo soltanto 3 squadre che sono più scarse di noi, poi tutto il resto sono più forti. Quindi io direi per ora di iniziare. No, queste qua sono le formazioni, le sostituzioni veloci. Quindi sì, voglio apportare le modifiche. E vediamo subito magari se possiamo muoverci sul mercato, soprattutto magari andare. Beh, andiamo in ufficio subito. Allora, vediamo cosa vogliono. Allora,
sappiamo che lei, suo staff e i giocatori siete reduci da una stagione, ma dove? Che è la prima volta che lo prendo in mano il Foggia. Vabbè, il mercato aperto, va bene, la nostra visione delle nostre aspettative. Guardiamo gli obiettivi. Allora, ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni con un potenziale superiore alla valutazione media di giocatori attualmente in quel ruolo. Ma cacchio faccio, dobbiamo andare in Serie A a prenderli minimo. E ingaggia un giocatore per il tuo vivaio nel ruolo di difensore, ok. Fama del brand, fai tutto esaurito nel mio 50, come facciamo? Va bene. Successo continentale, non abbiamo nessun obiettivo. In patria, allora, Coppa Italiana raggiungi i sedicesimi di finale. Si potrebbe provarci a farlo. Termina a metà classifica, quindi dovremmo terminare a metà classifica. Niente di che, lungo termine. Lotta per la promozione in calcio B entro due stagioni. Quindi entro due stagioni dobbiamo riuscire a vincere la Serie B. Io spero anche in questa, a dire il vero. Finanze, termina la stagione con un margine di guadagno di 10 milioni. Sì, come facciamo? Quindi allora, visto che ci hanno dato questi obiettivi, osservatori, vediamo gli osservatori cosa ci potranno dare. Saporetti dal Parma, ci starebbe Saporetti, cioè in confronto ai nostri. Comunque, Silva, Castrovile, comunque tutti i giocatori della B ci hanno dato. Sì, vabbè, a parte il Torino. Ok, questo qua vabbè, la mail che gli fa piacere averci con loro. Quindi trasferimenti, io direi di prendere degli osservatori prima di tutto. Allora, andiamo nello staff primavera e assumiamo almeno, allora, Antonio Greco 450.000 si prende, budget abbiamo 4.800.000, italiano direi proprio di sì, gli altri sono inarrivabili per noi, quindi ne prendiamo magari questo. Sei sicuro di voler assumere Antonio Greco come tuo nuovo salvatore? Sì. Poi ne assumiamo un altro, questo qua olandese direi, anche perché possiamo fare soltanto questi qua che non costano moltissimo, quindi direi di sì di prendere lui. E poi facciamo un'ignorantata fotonica e prendiamo l'ultimo italiano che ci rimane qua, perché non costa praticamente niente, anche se ha 1-1, ma vediamo se riesce a tirarci fuori qualcosina. Allora, dove possiamo mandarli? Fai seguire i giocatori? No, licenza no, fai seguire. Allora, io direi di mandarlo, magari vediamo qua, allora vediamo questo, allora no, questo qui che magari è un pelo più bravo. No, anzi, facciamo una cosa, facciamola proprio bene se dobbiamo farla. Mandiamolo in Cina, in Corea, in Giappone. Mandiamo questo qua in Corea. 3 mesi, facciamo 6 mesi, avanti. Ok, così vediamo se ci trova qualcuno di decente. Lui che è olandese, direi di mandarlo al suo paese. Quindi andiamo in qua in Olanda a fargli seguire qualcuno di... sperando che trovi qualcuno, però per 3 mesi, visto che costa una fucilata, costa meno mandarlo in Olanda, che costa di più mandarlo in Olanda che mandarlo in... No, cosa? Ho sbagliato. Porco cane. Vabbè, dopo lo rimanderò, fai seguire diversi giocatori. E io lui lo manderei in... in Colombia. In Colombia fagli seguire qualcuno. Magari ci trova il nuovo Falcao. Vai anche tu per 3 mesi. Ok, va benissimo, perfetto. Ok, magari abbiamo dei giovani da allenare, robe del genere. Hub mercato, allenamento. Puoi allenare? Sì, si possono allenare. Vediamo se ci sono dei giocatori giovani che hanno un potenziale di crescita, ma non credo. Non abbiamo giocatori che hanno una potenziale crescita. Bene. Benissimo, nemmeno questo portiere qua che ha 19 anni, farlo crescere un pelino perlomeno. L'altro ce n'ha 36, un altro 31, quindi mi sa, secondo me... Vabbè, proviamo a fargli fare qua, direi difficile. Poi, magari dei difensori centrali giovani ce ne abbiamo? No, 25, 23. Direi di far allenare Emperor. Emperor sempre difficile, ovviamente, vediamo cosa cambia qua. Niente, sempre le solite cose, quindi di
difesa arcigna, difesa avanzata. Cambia qualcosina? No, io direi di fare allenare lui. Così impariamo anche già a vedere come si comportano gli attaccanti. Un attaccante giovane? 33, 25, 25. No, mi sa che dovremmo comprare assolutamente un attaccante. Dobbiamo comprarlo giocando col 4-3-3. Lo so che poi ci avremo le ali, ma ali giovani anche qua. Ludesani. Io farei allenare Fedato lo farei allenare a manetta proprio. Quindi dribbla. No, direi di mettergli il rondo. Posizione in attacco direi che ti serve. Finalizzazione, potenza tiro. Allenati su questo, così migliori un pochino. Poi vediamo chi altro. Un centrocampista giovane da far allenare magari. Oh, abbiamo una squadra di vecchi praticamente. Ramé. E vediamo se cresce lui. Non abbiamo nessun giovane potenziale da poter allenare. Ramé è 53 però. Qualcuno di magari un pelo più. Questo qua 63 magari diventa il nuovo Pirlo. Facciamolo diventare il nuovo Pirlo. Controllo palla, va bene questo. E l'ultimo allenamento lo metterei a un difensore. A questo un altro difensore o un terzino. Sì, direi di provare così. Celli, 27 anni, 29, l'unico è lui. Vediamo se cresce al massimo. Cerchiamo qualcosa. O proviamo, comunque sia cambieremo subito appena ci arrivano dei nuovi giovani. Faremo crescere loro. Perché più o meno spero che siano forti almeno quanti i nostri. Perché almeno 60 di overall spero che lo abbiano. Comunque, mettiamo a lui difesa arcigna a lui. E direi che possiamo simulare tutto. Ovviamente non li faccio io perché sennò sto qua alle ore. Vediamo. Qualcosina è salito il portiere. Sì, possiamo far salire lui. Lui diciamo che possiamo tenerlo finché non abbiamo altro da fargli fare. Eccoci qua all'inizio della nostra prima partita con il Foggia, sperando di non fare figuracce come ho detto prima. E adesso vediamo anche come mi trovo con questo modulo, ovviamente, se è un modulo che ci sta. No, no, guarda che lo prendiamo subito al primo tiro. Meno male che ha sbagliato, meno male. Tra l'altro ragazzi, volevo anche dirvi di... Adesso io farò soltanto questa partita per non andare troppo avanti e per ricevere subito dei consigli da voi. Quindi se sapete qualche giocatore che posso prendere subito per migliorare la rosa, fatemelo sapere. Minchia quanto siete scarsi però ragazzi. Qua urge subito dei cambiamenti di quelli fotonici. Tra l'altro i passaggi filtranti in questo gioco li hanno fatti veramente efficaci. Adesso prendiamo gol. No, bravo! Quanto ti stimo. Quanto ti stimo. Grande paratona, ragazzi. Vai Fedato, vai Fedato. Giro palla. No, no, no. Ecco il tiro. Cavolo. Il nostro primo tiro in porta è andato abbastanza bene, decentemente direi. Ma dai. C'era il cugino in curva. Ma che lungolinea, va che lungolinea. Vai che ce la facciamo. Sì. E il nostro primo gol, chi è che l'ha segnato? Vieni qua. Abbiamo giocato molto peggio degli avversari. Non ho visto chi è. Mazzeo. Tanta roba ragazzi. Primo gol. Prima focaccina andata. Abbiamo iniziato il secondo tempo ragazzi. E dobbiamo mantenere il vantaggio. Spero che ce la faremo. Comunque proveremo anche delle sostituzioni. L'ho appena detto. Oh, meno male fuori gioco ragazzi. L'avevo appena detto, ho detto cazzo me la sono mandata. Vai, inserisciti. 2-0 ragazzi. 2-0, non ci avrei scommesso niente. Chi è che ha fatto gol? Gol di Fedato, ve l'ho detto che mi ispirava fiducia Fedato, ve l'ho detto. No, no, no. Lo sapevo.
Abbiamo preso il gol, ragazzi. Vabbè, sul suo palo, però. A Pelizzoli. Va bene tutto, ma sul tuo palo. Una scamorza così te la... Guarda te. Pelizzoli cosa ha preso? Dopo gli insulti sul primo gol. Sti cazzi. Stavano dominando loro, ma adesso siamo in vantaggio noi 2-1. E speriamo di non prenderlo. Speriamo di non prenderlo. Ecco, lo sapevo. Cristina D'Avena. Occasione per passare in vantaggio. Lo sapevo. Ci hanno recuperato 3 gol. Non ci posso credere. Il gol al 90esimo scriptato, anche quest'anno. Ragazzi, la prima partita è andata malino, direi proprio malino. E niente, c'è da rivedere la difesa, il centrocampo. L'attacco tutto sommato non è malissimo, ci sta, è abbastanza mobile. La difesa e la parte bassa del centrocampo oggi erano immobili. Eccoci qua dopo la sconfitta, ragazzi. E allora, dobbiamo cambiare delle cose. La difesa, ve l'ho detto, non mi sembra tanto veloce. Il portiere va bene, Pelizzoli si è difeso molto bene, molto molto bene, a parte il primo gol che vabbè. Cosa ci possiamo fare? Anche lui la sua età. Quindi, fatemi sapere se sapete dei giocatori da comprare a poco prezzo, comunque sia, oppure da prendere in prestito. Vediamo come si mette, anche perché non abbiamo tantissimi soldi. Oppure se sapete dove mandare degli osservatori per avere un massimo riscontro di giocatori buoni. Comunque ragazzi, questo qua è l'episodio 0, diciamo, è il primo video, giusto per darvi un'infarinatura e per spiegarmi come io voglia che si sviluppi questa carriera. Quindi fatemi sapere tutto quello che avete in testa nei commenti, io lo leggerò, ne prenderò spunto e accetterò tutti i vostri consigli. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!